Senato è convocato per le 17, 3 ore e mezza dopo la firma di Londra. L'ambasciatore degli Stati Uniti prenderà posto nella gremita tribuna diplomatica. La più solenne seduta del Senato repubblicano durerà 35 minuti. In religioso silenzio, l'Assemblea ascolta il contenuto del memorandum d'intesa dello Statuto dei Gruppi Etnici comunicato dal Presidente Scelba, il quale ha poi accettato di esporre agli italiani, attraverso il nostro microfono, il significato e il valore degli accordi su Trieste. Dopo 10 anni di trepida attesa, il tricolore è tornato a sventolare sul campanile di San Giusto e sulla Torre del Comune. E il suo sventolio sta a testimoniare l'esultanza dell'eroica città e l'intima gioia di tutto il popolo italiano per il ritorno di Trieste all'Italia. L'accordo di Londra, mentre assicura il ritorno all'Italia dell'amministrazione della zona A, non pregiudica nessun diritto italiano. Nel nome di Trieste e nel ricordo delle passate sofferenze si apre una nuova pagina nella storia della nostra patria. La bandiera della patria può sventolare festante dalle nostre finestre come espressione di gioia e di volontà di pace. Con accresciuto prestigio, l'Italia continuerà a dare il suo concorso alla causa della pacifica collaborazione tra i popoli, della libertà delle nazioni e del progresso sociale. Trieste aveva pronte più bandiere che balconi. Dal comando alleato, Winterton dice che sarà lieto di dare il benvenuto al nostro generale Berenzis. Finalmente il tricolore sul municipio. Piange chi ha visto i bersaglieri del 18. Ride il piccolo bersagliere che vedrà i bersaglieri adulti quando su queste rive arriveranno le navi a ricongiungere per sempre le due rive d'Italia.